Amici di Simone Mazzola, Padre Lentec e Padre Review, bentornati questa sera, puntata di live pazzesca. Ovviamente, io sarò fondamentalmente uno spettatore, un conduttore, perché tutti gli aneddoti ce li racconterà Emiliano Carchi. Intanto, bentornato Emi. Ciao, Simone, ciao a tutti. Allora, vabbè, come da titolo lo sapete, parliamo di Premier Padel. Ovviamente il torneo di Doha che ci ha regalato un po' di spettacolo, ma questa volta siamo onesti. Parleremo sì di campo, ovviamente, perché è basilare, ma parleremo tanto del fuoricampo perché, come vi avevamo accennato settimana scorsa, Emiliano è, a Doha, è stato a Doha, ha visto da vicinissimo tutto il torneo, ma soprattutto ha visto quello che c'è dietro e noi fondamentalmente vogliamo farci raccontare questo in un'esperienza che innanzitutto facciamo, facci una piccola overview dell'esperienza così per far capire il tenore ai nostri ascoltatori. Che, se avessi potuto, avrei potuto lasciare. cioè, se avessi voluto, avrei potuto lasciare il portafogli in Italia e sarei tornato. E avrei comunque, non avrei speso neanche una lira e avrei, avrei mangiato, dormito, preso i mezzi. Tutto quanto. Eh. Per farvi capire che era completamente tutto pagato. Tutto, cioè, se dico tutto, è tutto, cioè, nel senso, non c'è qualcosa che non è stata che non era, che non era pagata. Pazzesco, Quindi pazzesco, veramente la cosa, veramente cosa più incredibile, forse. <ride> Decisamente, decisamente. E, eh, per poi per essere in Qatar: insomma, non, non, non è male anche perché mi hai mandato qualche foto di bei posti. Quindi, va bene, va bene, fa niente, fa niente, non facciamo venire troppa invidia con l'esterno. Noi qui siamo per parlare di padel. E eh, di questo parleremo. Ovviamente, tu hai fatto tutta la settimana. Quindi hai visto il torneo dai suoi inizi: prima dell'arrivo dei Big, su padel review ci sono state tantissime interviste che hai preso proprio la. Live. Allora partiamo con il parlare degli italiani perché hai avuto modo di scambiare qualche chiacchiera con gli italiani eh, Dice un pochino, detto che poi dovete andare per forza su Padre Review a leggere le interviste Dice un pochino qual è stato il polso dei giocatori italiani che hanno presenziato questo evento Erano contentissimi, erano contentissimi loro come tutti quanti i giocatori che hanno partecipato al torneo Diciamo, dai giocatori che hanno perso al primo turno di qualificazione fino a Pachito Navarro e, e Di Nenno, che hanno, vinto, che hanno vinto il primo torneo di Premier Padre. Erano contentissimi perché questo trattamento e questa organizzazione nei tornei non l'avevano mai incontrata prima e trovata prima. E è una cosa proprio che ho notato che mi hanno detto Cotto, Scala, Sinicropi, Tam eh, Sinicropi mh, Cattaneo e, e poi anche Marcello Capitani, che comunque. Un giocatore che ha fatto anche un, cioè, ha fatto anche un percorso importante nel, nel World del tour. E questo mi hanno fatto proprio il paragone: detto, quando vai a giocare un torneo del World del tour, soprattutto gli italiani che giocano spesso nel maschile, anzi quasi sempre solo le, le pre-previa, ha detto è come andare a giocare un open, tu vai lì, ti presenti, quando si libera il campo e c'è cioè il tuo turno, tu entri in campo, perdi, torni a casa, vinci, aspetti magari mezza giornata e c'è il prossimo turno cioè vieni poco considerato, il giocatore va lì gioca e se vince va avanti, poi magari se riesce a raggiungere il tabellone viene più considerato e più trattato meglio da giocatore invece qui a Premier Padel i giocatori tutti avevano un loro villaggio una zona in cui, sta, cioè, in cui i giocatori stavano dalla mattina alla sera nonostante magari anche nei giorni in cui erano stati eliminati, o avevano perso oppure dovevano giocare il pomeriggio tardi o la sera arrivavano lì la mattina perché venivano veramente trattati da tennisti ecco questo forse è il paragone sono per la, forse per la prima volta i giocatori sono stati trattati da tennisti poi il villaggio è lo stesso dove si gioca il torneo di, di Doha che se non sbaglio un mese fa ha visto protagonisti Djokovic, Sinner e tante altre stelle del dell'ATP e quindi sanno come sanno cosa significa l'ospitalità sanno cosa come cosa significa ospitare gente di, di livello e questo hanno fatto anche con, con tutti i giocatori del World, Padel, del, de, sì, diciamo del World Padel Tour che hanno partecipato a questo torneo Premier Padel quindi gli italiani erano contentissimi è andata bene a a Cattaneo e Sinicropi che hanno superato le qualificazioni al primo turno del tabellone hanno giocato contro contro Belluati e Mogliano facendo un gran primo set, perso purtroppo 7-6, nonostante qualche palla break nel, ne, nel primo set. Poi Mogliano e Belluati hanno alzato il livello, non hanno veramente più sbagliato. E nel secondo è finita 6-1-6-2 per, per gli argentini che poi hanno passato il turno. È andata male anche a Capitani, che in coppia con la leggenda Godo Diaz ha perso 7-6 al terzo, anche lui al. Al primo, al primo turno dopo aver passato le qualificazioni, aver vinto 7-6 al terzo, la seconda partita di qualificazioni però anche Capitani a fine partita era contentissimo del trattamento ricevuto, contentissimo della sua partita perché ha detto che fisicamente e mentalmente è stato in partita tutta quanto, tutto quanto il match che è durato tantissimo c'è stata un'interruzione perché nel, dopo pochi giochi nel recuperare uno smash uno degli avversari ha travolto la rete ed è crollata, e sono stati 40 minuti per rimetterla a posto poi una partita condizionata da un fortissimo vento. Ecco, questo è stato forse l'unico punto negativo dei primi giorni, che c'era un vento dal giovedì fino al martedì, mercoledì fortissimo, che ha condizionato tantissime partite di, di primi turni. Quindi diciamo che il polso italiani è stata che è un'esperienza che non, vedo non vedono l'ora di ripare e che rifaranno sicuramente a partire dal prossimo torneo, che poi immagino ne parleremo più tardi più avanti. E che non sarà il Roland Garros perché sicuramente ci saranno dei tornei prima del, dell'evento di luglio del Roland Garros e non vedo l'ora di parteciparvi a differenza magari dei tornei del World Padel Tour dove ancora i, gi i giocatori italiani non stanno partecipando tanto negli ultimi tre tornei non, non c'era nessuno in tabellone eh, effettivamente e... un, un feedback che ci hai riportato tu ovviamente qui che abbiamo letto sul, sul tuo sito molto molto positivo ed era un po' quello che era la base della novità di Premier Pad, ovvero mettere i giocatori al centro dell'attenzione dell di tutte le attenzioni anche eh, organizzative. Eh, faccio un piccolo, diciamo, excursus dal punto di la percezione che si è avuta dalla TV è di un pochino poco pubblico, nella settimana si vedeva veramente poche persone, ma in realtà anche nei turni quelli eh, finali era un'impressione Effettivamente c'era poca gente. Come è stato vissuto l'evento, diciamo, a questo punto dai locali? Allora, i primi giorni si è giocato spesso diciamo, in orari lavorativi di pomeriggio. Quindi immagino che la gente fosse al lavoro e sì, c'è stato poco pubblico. I primi giorni, una partita di Zalo Rubio della sera, abbiamo contato, eravamo in 24 in tribuna, sono in uno stadio da 7000 posti. Quindi, sicuramente pochini, pochini. Ed è una cosa che ha sottolineato anche Paquito pa 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 Navarro. Dopo i quarti, se non sbaglio, ha detto che nel prossimo, quando gli hanno chiesto cosa ti aspetti di meglio rispetto a questo torneo, ha fatto, è difficile trovare di meglio, se proprio devo dire una cosa, speriamo che venga più pubblico. Poi in finale, in realtà, il pubblico c'è stato, saranno state almeno 4.000 persone su sugli spalti, considerando che in Qatar ci sono ancora delle limitazioni sulla capienza de degli impianti sportivi, come è stato anche in Italia fino a pochi giorni fa. Quindi sì, sicuramente a livello di pubblico potevano... No, potevano esserci, esserci più persone però poi parlando anche con altri giornalisti mi hanno detto che in realtà è proprio una caratteristica anche dei paesi arabi proprio il fatto di non riempire al mass cioè di non andare sempre in massa agli eventi sportivi per quanto siano poi amanti di, di tantissimi sport mi è stato fatto un esempio con il golf so che c'è una tappa importante da quelle parti non so se a Doha o a Dubai e mi hanno detto che è una delle tappe più importanti al mondo che però poi alla fine di pubblico ce ne va, ce ne va pochissimo e quindi sì, il pubblico forse è stato l'unica nota negativa insieme al vento eh, dei primi giorni. Entriamo nel vivo e voglio eh, mettere subito sul tavolo un paio di temi che riportano. Innanzitutto, Francesco, troppi errori arbitrali, senza senso la mancanza di review ed effettivamente ha lasciato molto perplessi... Anche negli ultimi, nei turni finali, eh, le diatribe, il fatto che si sia dovuto ripetere un punto. Insomma, eh, è stato tutto molto bello: giocatori soddisfatti, organizzazione super, di certo qualcosina bisogna aggiustare anche perché ricordiamo la logistica e l'organizzazione ha avuto veramente poco tempo per mettere insieme un evento di questa portata, di certo la mancanza di review suppongo e chiedo a te se ne sai qualcosa di più essendo stato lì, sarà un punto focale direi da mettere nel futuro posto che Abbiamo visto dei punti dalla televisione col drone, personalmente una roba insopportabile, non si poteva veramente guardare il punto dal drone, si capiva molto poco. Credo che la review possa essere un punto focale per il futuro. Sì, la review è una cosa importante. È stata fatta la domanda ai giocatori e anche proprio a Galan dopo la partita contro Cingotto e Teglio, dove si è ripetuto il punto per una palla che Cingotto aveva detto fuori, Galan aveva detto dentro. E poi dopo è successo nel game successivo un'altra palla dubbia a cui è stato assegnato il punto, invece a Cingotto e Teglio. Poi l'errore pa di Pachito, il doppio fallo di Paquito in finale. Sì, è una, cosa, è una domanda, cioè Galan ha detto che si aspetta nel breve futuro di, di avere la review, mentre è stata fatta la domanda al presidente Carraro e ha detto che stanno studiando un sistema nuovissimo e particolare che, in cui il, la review dica non solo se la palla è buona o fuori, ora non so bene che cosa... Significasse, però stanno cercando di fare un, un, un instant replay, un, una review che sia una, qualcosa di nuovo e che non si è mai visto su un campo di padel e quindi ha detto che ci vorrà un po' di tempo, mi immagino che dal prossimo torneo non la vedremo ma sicuramente verrà implementata nel, nel corso della stagione. Anche perché negli ultimi tornei, io già volevo dirlo settimana scorsa, si era avvisata molta, molta sportività tra i giocatori che, ad esempio, quando toccano la rete lo dicono, quando succede qualcosa, cioè veramente, pur essendo il massimo livello mondiale eh, di padel c'è un grande senso della sportività a mettere quando si vede per primo una cosa anche a proprio sfavore quindi eh, vedere qualche polemica che ci sta assolutamente nell'ordine delle cose è sembrato quasi strano per il mondo del padel visto proprio quello che eh, succede regolarmente in campo quindi una correttezza e una sportività diciamo a tratti esemplare ti riporto la domanda eh, di Edoardo in questo caso Subito tema caldo, non credete che giocare con i vantaggi può essere penalizzante per lo spettacolo alla lunga ed essere un punto debole del nuovo circuito? Ora, eh, ne abbiamo parlato, anche tu l'hai trattato nelle interviste proprio richiedendo ai giocatori eh, che, che cosa ne pensassero, com come mai si giocasse con i vantaggi. E quindi io la, ve la vedo per ora come un minus, ovvero un qualcosa che. Non dico snatura perché è esagerato, però toglie quella spettacolarità e quel ritmo incalzante del padel. Però, a quanto pare, sono stati i giocatori a deciderlo e quindi, eh, diciamo, i giocatori io capisco i giocatori dal loro punto di vista e perché hanno deciso di giocare i vantaggi, però magari puoi dirci qualcosa di più dettagliato. Sì, sì, allora è una cosa che ha sottolineato il Presidente Carraro in tutte le sue interviste, che questo è un circuito del mondo del padre, il circuito anche dei giocatori in cui tutte le decisioni vengono prese assieme ai giocatori che sono parte integrante di questo circuito. Nei Major e nei tornei P1, che ad esempio è il torneo che è stato annunciato oggi in Argentina da metà dall'8 al 14 agosto, che i Major sono definiti grande slam del, possono essere paragonati ai grandi slam del, del tennis. I tornei P1 plus 1 saranno i tornei invece che sono paragonabili ai Master 1000 del, del tennis, mentre i tornei P2 saranno quelli là. Per Uguali ai Master 500 del tennis, allora nei Major e nei tornei P1 si giocherà con uh, i vantaggi, mentre dei, nei P2 e tutti gli altri tornei del circuito FIP, che sono 120 o 140 durante tutto l'anno in cui si possono fare punti per poi partecipare ai tornei Premier Paddle, si gioca con il killer point e anche nei tornei P2 si gioca con il killer point. Quindi Carraro ha detto che è stata fatta. È stato fatto un sondaggio ufficiale tra i giocatori della Pro Player Association e loro hanno votato per reintrodurre i, i vantaggi. E quindi è stato fatto, verrà fatto per i Major e per i P1. Pachito Navarro ha detto che lui ha, ha votato a favore perché lui, essendo diciamo, un veterano del circuito, è una cosa. l'avere la chance di, fare, di, di recuperare di fare il game. È una cosa che lui è sempre piaciuta nel, da quando ha giocato a padel, e per quanto il killer point ha detto che capisco che è una cosa spettacolare e piace molto al pubblico, lui preferisce giocare con, con i vantaggi e questa è stata la maggior parte dei giocatori e per questo si è deciso di giocare con, con i vantaggi. Quindi spiegazione esaustiva e comprensibile dal punto di vista giocatore ripeto, eh, per chi guarda magari un pochino meno. Visto che Aspetta, eh, aggiungo, una fare... cosa, aggiungo una cosa, vai, Simone vai. che i giocatori sono stati sono molto contenti di essere stati coinvolti nella decisione, perché una cosa che hanno fatto notare è che quando la, il World Padel Tour ha deciso di introdurre il Killer Point non ha consultato i giocatori ma ha deciso dal giorno alla notte senza che loro sapessero niente che dal, tor dal prossimo torneo si sarebbe giocato col punto d'oro ed è una cosa che i giocatori non hanno apprezzato molto poi è vero che in questo periodo c'è una forte diatriba col World Padel Tour e qualsiasi cosa fa il World Tour è sbagliata però diciamo che questo l'hanno sottolineato più giocatori appunto questo loro essere coinvolti in qualsiasi decisione venga presa e questa del Killer Point o quei vantaggi è stata una di queste. E Ovviamente il tema. Un altro tema caldo è eh, il fatto che ci fossero praticamente tutti i giocatori, tranne eh, Lamperti e Tapia per i noti motivi relativi a Nox. Eh, il Borpa del Tour ha detto non abbiamo fatto pressione a nessuno, non abbiamo minacciato nessuno. Qualche giocatore ha detto siamo trattati come mercenari sostanzialmente per essere qui a giocare questo torneo. Eh, insomma, come posto che un po' hai già risposto nella, nella Finale precedente, eh, com'è in questo momento cosa si prospetta più che altro? Perché la violazione del contratto mi sembra evidente: il fatto che i giocatori fossero lì è una violazione del contratto di esclusività, e eh, è, una, è stata una questione abbastanza trita e ritrita. Qual è il polso della situazione? Cioè, perlomeno, se si sa qualcosa, se si immagina qualcosa, quali saranno le contromosse o come si gestirà una situazione? Che Qualche problema, diciamo, legale ce l'ha. Ah, sicuramente, intanto possiamo dire che Balvé il uh, CEO di Nox, uh, ha completamente fallito la sua previsione come tu hai riportato nel video di qualche settimana fa. Lui, in un'intervista, aveva detto che secondo lui non ci sarebbe presentato nessun Big al torneo. Invece, non si è presentato nessun Big dei suoi, ossia ta Tapia e Lamperti. È vero che Lamperti si è riscattato vincendo poi ieri il challenger a Getafe. Però, secondo me, né Tapia né Sagno cioè, sono stati contenti dell'assenza di Tapia vista la sconfitta di, di Gutierrez al primo turno eh, insieme al, al nipote Augustin Gutierrez. Ma quello che succederà, non lo, onestamente non, non si è ben capito. I giocatori erano abbastanza tranquilli, non, non sembravano preoccupati anche dal comunicato che è stato fatto da Nox sì, dal World del Tour proprio mentre si stava giocando il torneo. Presidente Carraro ha detto più volte che i giocatori rispetteranno il contratto con l'Uppa del Tour, giocheranno tutti i tornei, daranno sempre il 100%, ma rispetteranno di quel contratto solo le cose che sono legali. E quindi secondo i giocatori e secondo la federazione che appoggia i giocatori, nel, il, il, questa parte di esclusività secondo loro non è legale. Per questo sono andati alla Commissione europea per appunto chiedere la libertà secondo, di poter giocare in qualsiasi, in qualsiasi torneo quindi cosa succederà non si sa si spera che ma secondo me i giocatori continueranno a giocare nessuno li fermerà e il warpad del tour nel comunicato è vero che ha detto che inizierà le azioni legali nei confronti dei eserc eserciterà i suoi diritti nei confronti dei giocatori però nello stesso comunicato ha anche detto eh, però rimane sempre valida la nostra offerta di moltiplicare i montepremi dei master di moltiplicare i montepremi degli open e del master finale. Ma secondo me, non è tanto una questione di soldi. Ma è una questione di trattamento e di come i giocatori si sono vengono trattati dal, dal Warpad del Tour. E un esempio, se posso, è proprio il fatto che le conferenze stampa, post partita, che qui erano all'ordine del giorno, sono cose che nel Warpad del Tour non esistono perché, da come ho, so ho saputo, io non ho mai partecipato ancora a una tappa del Warpad del Tour. Il giornalista che va accreditato. Cioè può solo vedere la partita, non può fare interviste, non può fare video, non può fare nulla perché è tutto di esclusività del del Tour. E infatti i giocatori che si, si sentono importanti quando poi hanno la stampa, poi fanno interviste, vengono intervistati, possono mostrare i loro sponsor, i loro loghi e le, le loro racchette davanti a tanti media che poi sapendo che poi verranno poi riportate in tutto il mondo e quindi è proprio una cosa che cioè se li vedevi contenti di andare in conferenza stampa a rispondere alle domande dei giornalisti perché non è una cosa che, a cui loro erano abituati e è una cosa che però fanno i calciatori fanno i giocatori di, di basket eh, i giocatori di qualsiasi sport dopo una partita, una vittoria, vanno in conferenza stampa a commentare quello che è successo questo però non succede nel World del Tour perché è tutto di esclusività del, della point Events che è poi il proprietario del World Padel Tour che fa parte del gruppo Estrella Damme che è un una famosa birra industriale spagnola. Sì, è, è paradossale mm. pensare che degli sportivi a Tenuta mondiale di copertura mondiale, siano quasi stupiti di dover commentare una propria partita o parlare della situazione è veramente un qualcosa di particolare. Come mi accennavi e come accennavi giustamente tu adesso, c'è la possibilità per i media. Anche io non sono mai stato né al Premier Pad né al World Pad del Tour. Eh, cercheremo di ovviare alla cosa molto presto, ma. Ehm, al World del Tour non c'era spazio per i media qui c'è e come dici tu c'è anche una questione economica di loghi, di brand, di, di tutto quello che la copertura mediatica può portare prima di, andare, prima di rispondere a una domanda che è arrivata e vedo, e vedo lì dell'amico Padelix ti dico, vero, parla hai parlato con dei giocatori hai, parlato, hai trovato qualche intervista, sei riuscito a farla Ecco, però sta cosa che a me praticamente l'inglese non lo parla nessuno o quasi nessuno, mi ha lasciato veramente, quando me l'hai detto mi ha lasciato di stucco. Condividiamola anche con i nostri, con i nostri ascoltatori e utenti perché è veramente qualcosa di particolare. No, è una cosa veramente incredibile, cioè nessuno sa l'inglese, ma giocatori, allenatori, cioè o meglio, quelli con cui ho parlato, nessun, nessuno lo sa. L'unico che sa qualche parola è Pachito sa qualche parola galan ma comunque ho avuto la fortuna di potergli fare un'intervista one to one e avevo una, traduta, una giornalista argentina che parla anche inglese che traduceva le mie, le mie domande in, in spagnolo hanno dovuto mettere un dopo il primo giorno che appunto c'era diciamo, un giornalista inglese che faceva l'intervista a fine partita, hanno dovuto mettere questa, sempre questa giornalista argentina a fare la traduttrice perché lui faceva le domande e i giocatori non sapevano cosa rispondere perché non sapevano l'inglese. E quindi eh, Lebron non sa una parola d'inglese, anzi, dice proprio, fatemi le domande in spagnolo. Eh, di Nenno gli ho fatto una domanda su, sull'evoluzione del suo gioco. Dall'anno scorso a quest'anno pare che avessi, fatto, avessi parlato in arabo perché non ha capito niente e poi fortunatamente Pachito che è appunto uno dei pochi che sa qualche parola, gliel'ha tradotta in, in inglese. Ma la cosa che mi ha più sorpreso è che anche gli allenatori non sanno inglese. Ho avuto anche qui la fortuna di fare colazione vicino a Rodri Vide e gli ho chiesto una cosa perché si stanno allenando a Madrid da lui due giovani... I giocatori italiani Simone Iacovino e Giulio Farabbi e gli ho chiesto come fossero se avessero un futuro nel padel, considerando che poi due settimane fa hanno anche vinto un open in Italia. E lui nel, nel capire il mio inglese, domande molto semplici, faticava e mi ha risposto anche lui dice: 'Parlo inglese poco'. Cioè, capisco magari un giocatore, dato che il World Padel Tour è un, circuito, è un circuito spagnolo: a metà delle tappe sono in Spagna. Tutti i challenger sono in Spagna, vivono tutti in Spagna e quindi parlano tutti spagnolo, ma un allenatore. Forse il migliore che c'è al momento sul cir nel circuito che sappia così poco inglese mi ha stupito perché è vero che poi tanti giocatori che ha sono spagnoli, ma la sua fama sicuramente farà arrivare da lui giocatori da tutto il mondo per allenarsi, e non è detto che tutti parlino spagnolo. E quindi questa è una cosa che veramente mi ha, mi ha stupito e devo dire che sì, lo spagnolo è il linguaggio della lingua del World Padel del tour. Tanto che quando ho fatto, sono in conferenza stampa. Ho potuto fare una domanda a Carraro in italiano e ho fatto: Guarda, io gliela faccio in italiano, non in inglese, perché per una volta che posso fare una domanda nella mia lingua, mi sento quasi libero. Ci sta, ci sta, assolutamente. Ed è una cosa incredibile. E credo, credo che a questa cosa si ovvierà in qualche modo, perché se Premier Padel vuole dare una, una copertura mondiale. Non mi stupirei se mettesse a disposizione la possibilità perlomeno di saper rispondere a delle domande basiche, far imparare l'inglese ai giocatori, ai top perlomeno, perché eh, se no non c'è veramente una base comunicativa e posso capire per l'inizio avere un interprete, ma poi diventa veramente, cioè se dovesse veramente montare come sono nei, nel, nelle aspettative e nei progetti di Premier Paddle, eh, allora a quel punto dover sempre avere un interprete diventa un po' una, una follia. Come detto ti riporto una considerazione, più che altro poi eh, c'è anche dell'altro di Padelix che dice cambiare il punto di oro con il giocare con i vantaggi è come ammettere per gli organizzatori che ora che pagano di più vogliono più gioco, di certo non penalizza loro e il loro spettacolo. È una visione che può starci, non, non è così, così peregrina. Di, di certo dal mio punto di vista dico ogni tanto less is more cioè è vero che giochi di più ma siamo sicuri che il giocare di più magari come anche tu stesso hai detto forse o sui social o su Instagram insomma non mi ricordo dove ma l'ho visto da te c'è stata una partita in cui c'erano ruizia e stupa in cui un game è durato veramente una vita siamo sicuri che il padel voglia arrivare a questo? Non lo so, anche a me io preferisco il, il gioco con, con il killer point, quindi è molto più spettacolare. Però se i giocatori hanno voluto questo e la maggior parte dei giocatori hanno voluto il, i vantaggi, significa che loro, loro preferiscono giocare con i vantaggi. Cioè loro, il fatto di poter avere la seconda chance di recuperare quando sei in svantaggio dopo il, dopo il 40 pari... Per loro si vede che è molto importante. Anche Di Nenno che non ha votato perché era in, in Argentina, non ho capito bene perché lo ha detto in spagnolo e quindi me lo sono perso, io non parlo lo spagnolo. E... Ha detto che lui non ha votato, però avrebbe votato per, anche lui per, per i vantaggi. Non ho capito Bela invece cosa ha votato, perché Bela l'anno scorso, quando fu introdotto il killer point, disse che era una sciagura però poi sempre intervistato da una giornalista spagnola che ho, avuto, che ho conosciuto a Doha, ha detto che invece in realtà poi l'ha esaltato perché ha detto che era bellissimo. Non ho capito cosa ha votato però in questo caso. Però non penso che sia una scelta di vedere di più e perché pagano di più, perché se poi la gente poi si annoia a vederlo eh, diventa uno svantaggio e quindi torna come ha detto Simone, less is more. Quindi secondo me quest'anno sarà così, ormai hanno deciso, Chissà, magari l'anno prossimo si rende, faranno una nuova votazione e si renderanno conto che eh, si vede che, cioè, che per, vorranno tornare al, uh, al killer point piuttosto che ai vantaggi e si inventeranno qualche altra cosa. Magari il tie break senza tie break al terzo, come succedeva forse in qualche, come sicuramente in qualche torneo dello Slam nel tennis. Non so se succede ancora. No, allora se penso che i tornei dello slam qui forse Edoardo ci aiuterà il, il tie break del quinto non, non, mi sembra ci sia tranne a Wimbledon però ripeto se il tennis sì ma marginalmente quindi però Colgo una domanda che è anche un altro tema di cui in cui volevo coinvolgerti arriva sempre da Edoardo. Ma vi immaginate una partita di femminile con i vantaggi infinita? Al netto di questa considerazione, quella più importante è, a proposito, e le donne nel premier padel se ne è parlato, perché nell'intervista si diceva che, nell'intervista che proprio tu hai fatto, si diceva che l'associazione giocatori maschili si è mossa molto rapidamente ed è riuscita in poco tempo a imbastire la cosa. L'obiettivo è chiaramente fisiologicamente avere anche il femminile ma ci sono tempi più lunghi se ne è parlato? Sì ne ho parlato con sempre con il presidente Carraro e mi ha detto che le donne sono hanno la stessa importanza degli uomini in questo circuito che come hai detto tu l'associazione giocatori maschili si è mossa un po' più rapidamente è stata più rapida mentre le donne si sono unite più tardi hanno più interlocutori e quindi non sono riuscite a giocare già da do anche se hanno fatto una votazione interna il 70% delle giocatrici era favorevole. Carraro ha, ha, ha confermato che ci sarà assolutamente il circuito femminile stanno trattando e che però gli avvocati sono diversi quello del circuito maschile e quello del circuito femminile A quello del circuito femminile è forse una visione un po' più attendistica perché ci sono anche ne nel loro caso il contratto che le lega al World Padel Tour in maniera esclusiva e quindi stanno continuando a trattare ma forse già dalla prossima tappa se non dalla prossima da tra due ci, saranno, ci saranno sicuramente in campo anche anche le donne e avranno la stessa importanza degli uomini in questo circuito certo una partita senza vantaggi delle donne è vero che spesso finiscono 6-1 6-2 6-2 6-2 ma comunque durano sempre almeno un'ora e mezza due ore le loro partite Decisamente, <ride> c'è la battuta di Padelic che dice forse daranno colpa alla Nox che nel femminile ha più partnership, <ride> ci sta, ci sta. Eh, finalmente quest'anno si sono messi d'accordo per l'avere uguale in tutti gli slam, prima era un macello incomprensibile, quindi vedi questo ovviamente riferito al ragionamento del tennis. Eh, prima di fare una parte finale comunque su quello che si è visto eh, sul campo, eh, hai avuto la possibilità, ci hai portato le racchette di Lebron e Galà nelle tue storie Instagram, ovviamente di Padre Review, eh, tante cose che hai potuto fare e da vicino, video, interviste, eccetera. Però a me la cosa che mi ha piegato è forse il primo o il secondo giorno quando mi hai scritto: E eh, ho fatto colazione di fianco a Bella Steghina. Ecco, ecco, parliamo delle colazioni di fianco a cioè. Praticamente ce li hai tutti lì perché eravate tutti assieme, mi pare di aver capito. Quindi com'è stato e magari umanamente cosa c'è stato? Magari hai avuto possibilità di comprendere un pochino le personalità di ognuno. Ma sì, i primi giorni c'erano veramente tutti, tutti quanti, quindi siamo tutti nello stesso, nello stesso hotel. e A colazione, bene o male, c'erano tutti quanti i giocatori. Ho notato che. Sono tra di loro, molto, cioè, si salutano tutti, si rispettano, sono molto amici anche se poi ci sono i vari gruppi, ci sono gli argentini da una parte, gli spagnoli dall'altra, le varie coppie. Ecco, l'unico che invece era sempre da solo era Juan Lebron che quando veniva, quando c'era qualcuno vicino era perché c'era il suo allenatore Mariano Matte, cioè neanche Galan eh, ha mai fatto colazione con Lebron, Galan che era accompagnato dalla sua bellissima compagna, poi c'era quelli più solitari e quelli un po' meno, diciamo, compagnoni sono sembrati Cingotto e Teglio, cioè due ragazzi super normali, Teglio che, cioè, che è venuto con, con uno dei due figli e la mamma, che in carrozzina tutte le mattine in, 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 nella, nella sala colazione. Però devo dire che sono tutti quanti... Cioè c'è una bella atmosfera, ora io non, non ho mai partecipato ad altre cose nel, nel tennis, ora non so se è, la stessa, se è lo stesso concetto e la stessa atmosfera, però devo dire che erano veramente, cioè tutti quanti amici e poi ovviamente sono riuniti in gruppi a seconda delle nazionalità, degli allenatori, dei, dei compagni, quello che mi ha stupito è che veramente invece Lebron era l'unico che era quasi sempre completamente da solo. e Me l'hanno fatto notare anche i giornalisti spagnoli, cioè poi anche in conferenza stampa Lebron è sempre stato quello un po' più strano nelle risposte poi di volte un po' scontroso e... cioè non proprio una persona tra le più simpatiche ecco, anche se ogni... prima di ogni conferenza stampa stringeva la mano a tutti quanti presenti in sala stampa a tutti, sempre quindi le colazioni si le... per caso eh? Eh, eh. le colazioni però erano belle cioè, Adesso tra Pachito, vicino a Pachita, Ovide, a Dinenno a, a Belasteghine cioè, devo dire che fa abbastanza, fa abbastanza effetto ecco cioè, io che sono nuovo nel mondo del paddle, è stata sicuramente un'esperienza incredibile. Edoardo approva la compagna di Galan H Andrea Duro, mi sembra si chiami comunque insomma, eh, approvata anche dalla quota maschile È eh, interessante il commento di Antonio che dice, sarò violento ma tutto questo spagnolo all'interno del World Padel Tour, sito commentatore di maggioranza di tornei all'interno della Spagna dà proprio l'idea di voler mantenersi casereccio qualcosa che sta esplodendo a tutto tondo non voler accettare, non avere ambizione di andare sempre più oltre, è un Limite, effettivamente ed è un po' magari quello che abbiamo detto non riguardo riguarda l'World Padel Tour ma più che altro alle ambizioni di Premier Padel eh, vedremo dovranno anche adattarsi sicuramente i giocatori a eh, optare per qualcosa di più globale penso che sia assolutamente nel loro interesse Ti faccio la domanda che tutti, tutti vogliono sapere tu avrai qualche descrizione in più sicuramente, non credo ci siano ancora certezze di sicuro comunicati, qualche previsione sulla data italiana? Allora sarà Roma al 90%. Secondo me <ride> sarà al Foro Italico, anche perché adesso che hanno fatto il torneo a Doha nel complesso dove giocano il torneo di tennis, hanno annunciato Roland Ross e giocheranno al, nello, nel Philippe Chatré e nel Susanne Langlen, che sono due tra gli stadi più iconici in, nel mondo del tennis non solo in Europa ma in tutto il mondo farlo non possono sicuramente farlo nel club di provincia o in un circoletto di tennis adattato per il padel quindi lo faranno sicuramente o a Roma o a Milano però secondo me lo fanno a Roma e lo faranno al Italico. e dirò di più secondo me il torneo di Roma sarà anche uno dei dei major, ossia dei diciamo 4 o nel futuro 5 tornei, diciamo, dello slam del del padel. Sulla data onestamente non non so dirtelo perché adesso a maggio c'è il torneo di tennis, quindi sicuramente sarà sicuramente dopo, ma non può essere neanche in un periodo troppo piovoso essendo all'aperto, quindi secondo me non si può andare oltre settembre, sia Se ad agosto non so, forse luglio? No, luglio c'era rosso? No, non lo so, onestamente <ride> è una domanda. Secondo me è settembre Roma, però è veramente una mia previsione eh, che non ha nessuna source o fonte. Cioè, sul fatto che sia Roma è quando io gli ho chiesto proprio al presidente Carraro se il foro italico era il sogno, ha fatto il nostro, il nostro obiettivo è sognare e poi realizzare i nostri sogni. E quindi quando il fatto era for italico, lui mi ha detto questa cosa. Quindi ho dato facendo uno più uno. Ho pensato che sia appunto Roma la, la città. Poi Carraro anche è anche romano, è presidente, se non sbaglio, dell'Oran. È una squadra di serie A di Padel. Quindi secondo me sarà a Roma. Lo spero con tutto il bene che si può volere a Cagliari. Non mi sembra proprio la, la città ideale per fare una tappa del World Padel Tour in Italia per richiamare tanta gente perché non è una città facilmente raggiungibile da, da nessuna parte d'Italia e quindi cioè, io spero che sia Premier Padel faccia una tappa a Roma o Milano e spero che nel futuro, sia dal da 2023 quando scadrà il contratto triennale con Cagliari il World Padel Tour faccia tappa anche lui in una grande città italiana che sia facilmente raggiungibile da tutti e che possa richiamare gli, gli spettatori che si meritano che si merita il padel visto soprattutto in Italia dove è uno degli sport maggiormente in espansione eh sì, eh sì è maggiormente in espansione e sotto tutti i punti di vista forse più giocato che visto al momento ma è veramente esploso direi che eh... Sappiamo tutti quelli che guardano o uh, ascoltano la vittoria di uh, Pachite Di Nenno con grande autorità uh, durante tutto il torneo, durante la finale. Direi uno spunto tecnico: io onestamente sono rimasto ancora molto colpito da quanto sia migliorato il gioco aereo di Martin Di Nenno, ha chiuso. Tantissimi punti sopra la testa con potenza, con cattiveria. Io credo lui non ha capito la domanda, ma se l'avessi fatta meglio ho visto un miglioramento dal, da quel punto di vista di dinenno pazzesco, veramente una... tante cose. Tu, che cosa ti sei portato a casa dal punto di vista tecnico? Qualche notazione, che ovviamente dal vivo si vede anche meglio. Sì, dinenno meraviglioso, ma non tanto, ha cioè, aumentato la il numero di smash eh, tirati in partita, ma anche poi la percentuale di riuscita è una cosa che mi ha impressionato. Che ogni volta che ha smashato, eh, lo smash a lui yeah. sa che nel 95% dei casi farà, farà punto. Cosa che, per esempio, non è successa a LeBron in finale, che penso che non abbia fatto uno smash per bene. Cioè, già a partire dal, dal riscaldamento, ne ha tirato uno in tribuna, e poi durante tutta la partita non è riuscito a fare uno smash di 100. Ma di Nenno mi ha veramente impressionato rispetto all'anno scorso. Ha fatto dei passi avanti incredibili. Cosa mi sono portato? È che mi manca tanto ancora per competere con loro. <ride> Beh, già che ti sia servito essere lì a vederli, vuol dire che sei già a un livello discreto. Complimenti. No, il, la qualità del gioco sotto rete, del, del fare, di giocare la cichita, degli scambi sotto rete ravvicinati, quella è una, qualità, è una qualità, incredibile. Cioè, una cosa che veramente mi ha, mi ha impressionato. cioè la loro abilità nello scambio ravvicinato, l'essere sempre pronti con la racchetta. Non, non soltanto come rimessa ma anche per rimetterla poi per fare male all'avversario e mettere in difficoltà l'avversario quella è una cosa incredibile poi sì, ovviamente gli smash alcuni smash fatti da, quasi da, dal vetro di fondo campo quelle sono cose che sono incredibili però la qualità veramente del gioco sotto rete negli scambi ravvicinati mi ha, mi ha impressionato sembrava il flipper a volte la pallina sembrava una, una pallina da flipper e loro però erano sempre lì pronti a rimandarsela mettendo in difficoltà l'avversario abbiamo parlato anche della tecnica di quello che è successo in campo fisiologicamente e meno male anche di tanto che è successo fuori ma abbiamo una notizia da darvi prima di chiudere salutarvi e lasciarvi alla vostra serata una novità che riguarderà chiaramente Simone Mazzola Padden Tech e Padden Review perché abbiamo deciso di Aprire un podcast, diciamo iniziare un podcast. Padel podcast molto, molto semplice. Un'altra collaborazione, ovviamente, tra noi due. Per gli amanti del padel, lo troverete su Spreaker. Seguiteci sui social perché nei prossimi giorni vi daremo l'ufficiale uscita. Cosa sarà? Banalmente, per ora, inizialmente sarà la riproduzione audio di quelle di queste video chat che facciamo qui insieme per parlare di tutti i tornei perché sappiamo che il video è un bellissimo strumento, ma il podcast è di una fruibilità molto, molto maggiore. Quindi, inizialmente, Padel Podcast sarà la trasposizione di quello che noi diciamo qui su YouTube in queste live in formato audio, inizialmente. Poi vedremo perché Emiliano, qualche idea bellicosa ce l'abbiamo. Assolutamente, però o impariamo noi lo spagnolo o loro imparano l'inglese, perché eh, secondo me, se no, dobbiamo trovare pure noi il traduttore, dobbiamo portarci. Fatevi avanti se parlate lo spagnolo e l'italiano, bene, allora... <ride> ci facciamo sì, partecipare. Sì, sì. <ride> Esatto, we are hiring. Stiamo già mettendo fuori i cartelli. Assumiamo, assumiamo persone, assumiamo persone assolutamente. Quindi, vi daremo nei prossimi giorni tutti i dettagli. Facciamo questo annuncio live per chi ci sta seguendo live, per chi ci vedrà eh, sul canale YouTube o su Padre Review. Seguiteci perché eh, poi sarà tutto disponibile sulla piattaforma di podcast, ovviamente distribuzione Apple Podcast, Google Podcast, qualsiasi Spotify, eccetera, eccetera, sarà veramente disponibile a qualsiasi parte e potrete ascoltare anche perché qui i tornei Premier Paddle e World Padel 2 cominciano a essere tanti, quindi cose da dire ce ne sono davvero tante. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto domande, sono stati con noi, spero che saranno sempre di più, è stato davvero un piacere, grazie. Emiliano per, per essere stato lo, lo show sostanzialmente di questa serata grazie grazie Simone grazie a voi tutti quanti ascoltatori ci vediamo ovviamente settimana prossima perché altro torneo già in carniere con l'Urpa del Tura ad Alicante. ci leggiamo su del Review ogni giorno ci vediamo su Simone P Mazzola Tech domenica per un nuovo video grazie davvero a tutti e buona serata